Buongiorno, eccoci qua di nuovo per un video, un clip di presentazione. Oggi che cosa vi presentiamo? Vi presentiamo l'evento, l'incontro, la gita del 12 giugno, quindi domenica prossima. Domenica prossima con la nostra associazione, che oramai sono, molti di voi conoscono, chiamata Associazione Culturale Storica Forte Leone. Ci recheremo fra i forti proprio di Cimalan e Cimacampo. Dove si trovano? Siamo nella zona di Arsie, nel Bellunese, nelle montagne sopra Belluno. Lì praticamente ci sono queste due fortezze che sono il cuore pulsante dello sbarramento Brenta-Cismon, che era una delle tante, diciamo, dei tanti fronti fortificati della Prima Guerra Mondiale. Non vi starò a stressare con tutta la storia della linea perché ne parleremo sul posto, che credo che sia cosa migliore, intanto che ci mangeremo qualcosa tutti insieme, guarderemo le montagne circostanti, sperando sempre del bel tempo, appunto. Come funzionerà questa giornata? Non ci saranno corriere per raggiungere il posto, ma bisognerà che ci organizziamo un attimo con i propri mezzi, e già questo sta succedendo. Ci sono ancora dei posti liberi in macchina con alcuni amici di Ferrara, perché avremo un punto di partenza per chi viene da Ferrara, perché comunque c'è un grosso di persone che parte da qua. Ci troviamo alle 7:50 dal Montagnone, nei pressi dei Bagni Ducali, dove praticamente c'è l'assessorato alla cultura. Lì partiremo e andremo verso Arsie. Poi decideremo se fare l'autostrada o la strada statale, insomma, comunque. Arsie si trova sulla strada per Padova, passando del Grappa, la Val Sugana, dopo ci sono le indicazioni a un certo punto e si rimpiazza questo paesino molto grazioso fra le montagne bellunesi e il lago di Corlo. Ambiente molto piacevole anche dove trascorrere qualche giorno di vacanza. Per chi invece chi viene dalla zona, l'appuntamento invece, c'è cioè chi viene proprio da là, è alle 10 in piazza. E anche per chi viene dal Tesino o altre zone limitrofi, comunque l'appuntamento è alle ore 10 in piazza ad Arsie, Belluno. Una volta che siamo lì, prenderemo un caffè, insomma, ci saluteremo e ripartiremo per la strada dei forti, che è una strada asfaltata che sale in montagna e va verso il forte, prima verso Colperer, che si trova più o meno, diciamo, circa metà strada fra il forte di Cimalan e il forte di Cimacampo. Da lì andremo all'azienda agricola sul dorso di Lan, dove Stefania e Mirko ci aspetteranno, faremo un brindisi di benvenuto per tutti quelli che parteciperanno. Dopodiché Mirko ci accompagnerà nei dintorni per vedere i ruderi dell'ex forte di Cimalan, che vedremo solo all'esterno, in quanto proprietà privata, per cui non possiamo entrare, diciamo, in zone, diciamo, anche a rischio, perché comunque sono proprio ruderi. E ovviamente quello che rimane del forte, insomma, in modo da capire come era posizionato e qual era la sua funzione in loco. Dopodiché torneremo giù, riprenderemo le auto e ci recheremo in una montagna a pascolo che c'è lì vicino, quindi tutta erbosa, questa collinetta erbosa che è Monte Celado. Monte Celado ha alcune postazioni della Grande Guerra ed è una bella zona, diciamo, con un bel panorama 360 dove fare delle belle foto. Staremo lì un pochino, qualche minuto, insomma, giusto per una pausa, una chiacchierata, riprenderemo i mezzi e andremo nella vicina Malga di Cimacampo, dove Lucia e Dino ci aspetteranno per il pranzo. Una volta pranzato, una guida ci condurrà all'interno del Forte Leone, d'accordo? Una guida autorizzata, perché ricordiamo che il forte, comunque anche il Forte Leone, seppur messo molto meglio rispetto a Cimalan, è comunque un rudere, è comunque un posto dove è rischioso entrare se non si conoscono i suoi anfratti, i suoi cunicoli, i suoi corridoi. C'è il rischio di farsi male, insomma. E poi è un cantiere, lo stanno restaurando, quindi non si può entrare a proprio piacimento. Quindi la guida ci porterà dove si può andare in sicurezza. Una volta finito questo giro, saremo liberi vedremo poi l'orario, saremo liberi di o fare un salto a Castello Tesino, bersi qualcosa tutti insieme e poi salutarci, o salutarci direttamente e scendere ognuno per la propria strada verso casa, insomma, chi verso Arsie, chi verso Ferrara, chi verso Castello Tesino, insomma, dipende da dove verremo, insomma. Una piccola parentesi: durante questo incontro, presumo che lo organizzeremo durante il pranzo, avremo un'anteprima del nuovo libro di Luca Girotto, che tanti ormai lo conosciamo, insomma, è uno studioso proprio della zona della Prima Guerra Mondiale, ha già fatto diversi libri come La Lunga Trincea, che
che lo vediamo qua dietro, qui così, qui, in mezzo a questi libri. Questo libro è dedicato interamente al forte di Cimacanto o Forte Leone, quindi abbiamo questa anteprima. Lui purtroppo non ci sarà perché per motivi familiari e via. È dispiaciuto, ci saluta, ci manda i suoi auguri perché sia una bella giornata. E ci saranno appunto un po' di copie disponibili in anteprima, ancora prima della presentazione ufficiale, unicamente per la nostra associazione. Vedete, chi vorrà acquistarlo dopo, insomma, sarà libero di comprare questo libro presso la Malga Cimacanto. Bene, niente, detto questo, quello che posso suggerire a chi è interessato di venire è di farci sapere per la propria partecipazione, insomma, in modo da organizzare, avvertire anche Lucia e Dino su in Malga di aggiungere un posto a tavolo. I costi sono €45 comprensivi di tutto, quindi dell'organizzazione delle due visite guidate, Mirko, e della guida all'interno del forte, del pranzo. Altre informazioni le troverete sull'evento e la locandina, che appunto è anche sulla nostra pagina Facebook, per cui insomma presumiamo di tornare, se qualcuno se lo sta chiedendo, intorno alle 15:30. Teoricamente più o meno pensiamo che quello dovrebbe essere l'orario di fine dell'incontro. E come detto, in base anche al tempo lì, dopo vedremo un attimino come cosa fare, insomma, se ho voglia di rimanere su ancora un paio d'orette, si possono fare due passi, raggiungere il paese, rilassarsi un attimo, oppure tornare direttamente alla propria magione. Speriamo di vedervi in tanti e niente. Alla prossima. Ciao, grazie.